Serio il punteggio in questo match di Serie C tra Old Ways e Dynamo. Pallone giocato in avanti verso il capitano Capodanno che sbaglia il controllo. Zaffiro può riportire. Cedrola dall'altra parte. Raimo appoggia il portiere che rinvia lungo. Santo Paolo può bloccare, poi gioca in verticale verso Cedrola, si lascia con l'avversario, poi Sequino si gira! La grande risposta del portiere che mette in corner, andrà Cedrola, oggi derby per lui contro i suoi amici. Parte Cedrola a battere il corner, la mette a rimorchio per Mercogliano, Cedrola poi chiuso da Frolic. Che rilancia in avanti, Zaffiro può mettere giù, in palleggio Zaffiro, bene per Mercogliano, poi Raimo chiude e Frolic effettua un disimpegno, pallone che carambola sul fondo, inquadriamo il capitano Fasano qui nell'angolino della porta, che guarda i suoi soffrire, pallone giocato lungo in avanti, svetta Zaffiro, bastone in avanti, sbaglia il controllo, il passaggio sarà rimessa laterale. Andrà Gaetano Zaffiro alla battuta. Pallone giocato lunghissimo, Frolic anticipa. Poi il pallone verso Capodanno. Il tentativo che è terminato sulla traversa. Bella azione degli Old Ways. Ripartono ora i Dinamo con Zaffiro. Zaffiro porta palla in avanti. Non ha chi passare, poi serie Mercogliano in prodità, Mercogliano salta Raimo, poi arriva Frolic, forse con un braccio, non secondo l'arbitro, ripartono poi la botta di Renato Sequino da fuori, trova un gran gol all'angolino, arriva il capitano a congratularsi con il suo compagno, il gol dell'1-0 per i Dynamo. Gli Old Wave adesso dovranno reagire, vediamo come lo faranno. Palla giocata per Raimo. Se ne va Raimo, fascia sinistra, Zaffiro chiude in laterale. Andrà lo stesso Raimo alla battuta. Palla del bastone. Poi Raimo. Arriva Sequino a chiudere, balla sulla linea. Sarà laterale, ancora Raimo alla battuta. C'è Capodanno in mezzo, servito, pallone troppo lungo per lui. Rimessa laterale per i Dynamo. Cedrola, una mossa di palla a volo. Santo Paolo, palla vicino per Zaffiro. Lancio lungo in avanti, Sequino la mette giù, si gira, poi cerca un pallonetto che non riesce. Viene contestato un avversario da Frolic, senza fallo però. Vediamo la ripartenza di Pacman. Frolic, palla dietro, attenzione Cedrola! Sta per trovare il gollonzo dell'anno. Portiere però con un gran riflesso scongiura la minaccia. Seguiamo quest'ultima occasione prima di chiudere il collegamento. Palla messa fuori da Zaffiro. Poi bastone sbaglia il controllo. Frolic di testa. Poi ancora Sequino. Serie di batti e ribatti a centrocampo. Alla fine Sequino allontana. Poi Frolic. Grande intensità in mezzo al campo. Fasano cerca di mettere ordine. Poi si allacciano Frolic e Cedrola. Amici da una vita. Ma non si direbbe dopo questo contrasto. Si sono letteralmente messi giù in una mossa da sumo. Seguiamo quest'ultimo calcio di punizione prima di chiudere il collegamento. Andrà Marchetiello Cedrola, che sta infrevando perché in campo e non al mio posto a fare video. Parte Cedrola, la barriera. Su questo tentativo sbagliato da Marco Cedrola chiudiamo il nostro collegamento. Eccoci qui con i Dinamo, i migliori in campo sono Gaetano Zaffiro e Lorenzo Fasano, la vittoria per 5-3 contro gli Old Ways. Special guest Marco Cedrola che vorrebbe essere al mio posto a fare il video, invece è lì, grande prestazione anche per lui, però i migliori in campo sono i due difensori. Allora diteci due parole sulla partita, iniziamo da Gaetano. È stata una partita molto difficile sia fisicamente che tatticamente. Per fortuna siamo riusciti a controllarla quasi per tutto il tempo e poi abbiamo trovato sicurezza in un gran gol del capitano Enrico Fasano. Invece il fratello del capitano Lorenzo? Io volevo dire che quest'anno siamo entrati con tutta un'altra mentalità rispetto all'anno scorso e secondo me possiamo puntare ai primi tre posti. Ecco. Anche l'anno scorso terzo posto per voi, quindi potete andare anche più in alto rispetto alle precedenti edizioni.
Chiudiamo col capitano. Allora, si voleva tutti i costi dare fuori da questa intervista, invece noi lo prendiamo qui. La votata devo mettere io, quindi tratti i cazzi poi. Secondo te Cedrola è meglio in campo o fuori? Meglio nella vita. No, meglio in campo. Va bene, allora ha perso il posto nello staff. Grazie.